Una buona serata, buon mercoledì, ben ritrovati con ProTeramo. Teramo Foggia è finita davvero da 30 minuti, poco più, e il Teramo ha calato il pokerissimo. Quinto successo consecutivo in casa, quinto successo senza subire reti al Bonolisi, 2-0 contro il Foggia, seconda posizione in classifica, meno 4 dalla Ternana, e dunque il Diavolo che sale al secondo posto solitario stacca il Bari, e adesso lo aspetta la trasferta proprio sul campo della capolista domenica pomeriggio alle 17:30. Ma insieme a voi siamo qui per analizzare quanto è successo nella serata di questa sera. Lo faremo come al solito sul tabellone luminoso con i miei compagni di viaggio, oltre a Maurizio da qui che saluto in regia, anche Ania, Francesca e Andrea. Ciao ragazzi. Ciao. Buonasera. Ciao. Allora, oggi era giornata di recuperi, se ne sta giocando uno, quello tra Catania e Vibonese. Sta vincendo il Catania 1-0, gol di Welbeck. Tra poco vedremo la classifica aggiornata poi nel corso della puntata. Adesso stanno parlando i tecnici, ma ovviamente noi o siamo in diretta o parliamo con i tecnici. È chiaro, è evidente che non potevamo essere, non abbiamo ancora il dono dell'ubiquità, ci stiamo lavorando, ma per il momento le cose vanno un po' per le lunghe. Vi chiedo, iniziando da Francesco, al di là del successo, che Teramo hai visto questa sera? Possiamo dire un Teramo più maturo, che ha saputo gestire le forze, si è adeguato ai ritmi blandi del primo tempo e poi nella ripresa ha calato l'1-2? Sì, possiamo dire questo, possiamo aggiungere che è stata la vittoria dell'attesa, della calma, della solidità tattica e mentale, perché la gara si è rivelata difficile come era facilmente prevedibile. Ci si aspettava, almeno forse Paci se lo aspettava, un Foggia che avrebbe pressato, aggredito il Teramo. Il Foggia, mentre con una buona disposizione... Eccola qua la classifica, ti piace? Eh sì, mi piace, intanto perché siamo secondi da soli, primo, poi perché siamo a 4 punti dalla Ternana, è un dato inconfutabile, è bella leggerla. Non è che la sto memorizzando, me la sto rileggendo, sto godendo. Stai godendo? Intanto abbiamo staccato il Bari, mi dava fastidio, stiamo insieme al Bari, perché pare che il Bari era secondo e noi eravamo terzi, capito? Il Teramo intanto era secondo insieme al Bari, va bene, ma comunque adesso dimmi, Maurizio, perdonami, puoi togliere la classifica adesso, ecco, bravo. E poi perché, se permettete, per come la vedo io, per adesso abbiamo ben 7 punti di vantaggio sulle quarte, il che aggiunge tante cose buone nel giudizio sui confronti di questo Teramo. 23 punti sono tantissimi, hai ricordato tu le 5 vittorie consecutive in casa senza subire gol, oggi tra l'altro un netto 2-0, che la partita al 90esimo ci dice che è ampiamente meritato per il Teramo, semplicemente perché il Teramo ha tenuto più l'iniziativa, e poi una volta andato sotto nel risultato, il Foggia, che fino a quel momento, soprattutto per tutto il primo tempo, era piaciuto a quei pochi che erano allo stadio, e credo anche a Andrea e Ania che per lavoro l'hanno vista da casa, perché tatticamente era ben messo in campo, un 5-3-2 proprio compatto, linee vicine, le due linee dei 5 difensori e dei 3 centrocampisti, D'Andrea, Salvi e Gentile, molto vicine. È vero che tutto sommato sul piano offensivo anche nel primo tempo non è che il Foggia così sia visto tanto, però poi è andato sotto nel gol, non è stato capace di modificare nulla del suo assetto. Sì, scusami Francesco, appunto... ti interrompo perché altrimenti facciamo vedere le immagini della partita, le commento io
abbraccio. Peraltro Teramo che aveva confermato, ha confermato Soprano in difesa insieme a Piacentini. La sorpresa vera si chiama Cappa, ma e mi affido anche a Dani e Andrea, la sorpresa vera è il passaggio al 4-3-2-1, perché Ilari ha giocato da mezzala e Bombaggi e Cappa a ridosso di Pinzauti, unica punta. Nel Foggia, schieramento consueto da trasferta, che è un 3-5-2 sì, ma è un 3-5-1-1, con Curcio a ridosso della punta, che non è D'Andrea, l'ha fatta Rocca. D'Andrea ha giocato nel ruolo di mezzala, e dunque sostanzialmente quei due o tre cambi poi effettivamente che aveva detto all'inizio Paci si sono rivelati tali. Uno a livello è stata veramente una sorpresa, Cappa, l'altra Pinzauti ci se lo aspettava un po', e l'altro cambio di fatto è un cambio di schieramento sul terreno di gioco, con Ilari meno offensivo ma con due mezze punte che andavano a disturbare la costruzione a tre della retroguardia del Foggia. Dopo 1 minuto e 35 Curcio, l'uomo più pericoloso nel Foggia, l'uomo più temuto, impegna, anche se nemmeno più di tanto, Lewandowski con questo tiro al volo. Al sesto c'è un episodio che vi facciamo vedere e poi lo analizziamo anche al replay, chiedo a Maurizio, perché c'è questa palla di Bombaggi, c'è Germinio che trattiene Pinzauti che protesta, si mette le mani nei capelli perché vorrebbe il calcio di rigore. La trattenuta, come vedete, inizia fuori dell'area di rigore, la trattenuta c'è sicuramente, inizia fuori dall'area di rigore, per l'arbitro Garofalo, Torre del Greco, non c'è nulla. 21esimo, Ilari corregge una punizione di Arrigoni, si gira Bombaggi, pallone centrale, Ilari peraltro aveva anche protestato per un probabile fallo di mano. Oggi Bombaggi rientrava dal primo minuto. Al 24esimo ci prova Santoro in solitaria, entra centralmente, va alla conclusione, Fumagalli blocca in due tempi. E poi l'episodio, qui abbiamo fatto anche la moviola, del 42esimo, corner di Arrigoni, sponda di testa di Diakité, testa di Ilari che va vicinissimo al suo sesto gol. Poi proviamo a vedere se la palla era entrata oppure no. Protesta Ilari, per l'arbitro e anche per l'assistente non è gol. Questa è la sponda, colpo di testa, linea, lo sappiamo, la palla rimbalza a terra e ecco qua. Poi lo giudichiamo, poi lo giudichiamo, poi lo facciamo rivedere, però per l'arbitro non c'è il gol. Finisce qui il primo tempo, andiamo nella ripresa, dove non ci sono, come nel primo tempo, grandissime emozioni, ma ci sono i due gol. Retropassaggio di Calombò, Anelli si impappina col pallone, lascia strada libera a Bombaggi, conclusione di destro, respinge Fumagalli, la palla che arriva a Cappa, pallone in fondo al sacco e dunque va in gol anche Riccardo Cappa, che un po' si scrolla, come vedete, di dosso, un po' di dai, polvere, qualche critica, qualche prestazione così così, e va ad abbracciare proprio Massimo Paci. Rivediamo il replay, azione favorita dalla topica clamorosa di Anelli. Bombaggi si fa respingere il tiro, Pinzauti non arriva, ma c'è Cappa in seconda battuta che mette il pallone in fondo al sacco. Teramo in vantaggio 1-0. Rivediamo dall'inquadratura stretta questo tiro ciabattato di Bombaggi, e invece quello molto più preciso di Cappa, che porta in vantaggio il Teramo, che nel corso della ripresa inserirà anche Mungo, che ha giocato una buona partita, perché sull'asse Mungo Pinzauti, prima Pinzauti aveva trovato un diagonale sull'esterno della rete, ma all'84esimo pallone sempre verticale, Pinzauti, che evidentemente di mercoledì è il bello di notte, come Boniek, Pinzauti di mercoledì fa gol e ne trova un altro molto molto bello. Certo, quello di Potenza era straordinario, questo è stupendo. Pallone verticale, Gavazzi non arriva sulla chiusura, diagonale fulminato Fumagalli, 2-0 per il Teramo, che dunque, come detto, con questo successo sale a quota 23 punti in classifica, secondo gol in campionato per Lorenzo Pinzauti, che giustamente va ad abbracciare Domenico Mungo, che come detto qualche minuto prima gli aveva consegnato un pallone davvero altrettanto bello, ma la posizione era molto più defilata, aveva trovato solo l'esterno della rete. Finisce la partita dunque, Teramo Foggia 2-0, con il Teramo che vince il suo quinto impegno interno consecutivo. E dunque, dopo aver rivisto le immagini, Ani, Andrea, mi date un giudizio sulla partita del Teramo? Ma, massimo risultato col minimo sforzo, mi verrebbe da dire, perché
comunque il Foggia ha fatto davvero molto poco, forse vittima più della paura di aggredire troppo il Teramo, quindi venendo meno a una delle sue caratteristiche principali, si è chiuso un po' troppo, anche rinunciando anche alla scelta di schierare Rocca vicino a Curcio. Era una scelta indice già del fatto che insomma il Foggia avesse timore dell'aggressività e della forza del Teramo. È stata un po' una gara in cui appunto il Teramo ha sostanzialmente atteso gli errori degli avversari. Anelli l'ha fatta grossa perché ha commesso davvero un errore grossolano, e per il resto poi è stata brava comunque la squadra di Pace a chiudere la partita prima che magari nel pressing, nel forcing finale potesse accadere qualcosa, magari un pallone vagante, un calcio piazzato che magari poteva mettere in difficoltà il Teramo e far arrivare un pareggio che sarebbe stato immeritato per il Foggia. Quindi massimo risultato col minimo sforzo ed è un successo che lancia il Teramo alla sfida contro la Ternana, che tra l'altro ancora non osserva il turno di riposo. Eh sì, allora, è vero, potenzialmente il Teramo sarebbe a parità di risultato, potrebbe essere a meno uno dalla Ternana. Andrea, sei d'accordo con l'analisi massimo risultato col minimo sforzo? Beh, sostanzialmente sì. Hai fatto vedere la classifica, sarebbe interessante per capire ancora meglio il campionato del Teramo, sarebbe interessante poi far vedere le statistiche dei gol fatti e dei gol subiti, perché lì poi c'è... Dico subito, se mi dai il tempo ti dico subito, ecco, ce l'ho davanti. 14 gol fatti, 4 subiti. Sì. 4 gol subiti, cioè davvero, sì. Davvero. E questo è il messaggio principale che esce fuori da questa partita, perché il Teramo è una squadra granitica, è una squadra che riesce a pressare e non si scompone, e non perde mai l'equilibrio. Lo ha fatto per praticamente tutta la partita. Anelli fa un errore incredibile. Il merito del Teramo è di esserci e di pressare, e sostanzialmente la squadra ha pressato anche in vantaggio, lo ha fatto fino a un quarto d'ora dalla fine, e questa è una grande cosa ed è un grande merito. La partita è stata dominata a mio avviso dalla coppia Arrigoni-Santoro, perché Arrigoni con la sua sagacia, la sua sapienza, e Santoro che ha avuto per larghi tratti un passo rispetto a tutti gli altri giocatori, un passo di un'altra categoria, è stato a tratti devastante. Però il Teramo ha avuto il problema dalla metà campo in su, perché era una squadra granitica che non ha concesso nulla, che ti pressava, però poi c'era il problema di costruire con un Bombaggi che evidentemente è ancora indietro di condizione e non può essere altrimenti, e con Kappa che effettivamente ha dato molto poco al gioco del Teramo. È stato poi l'episodio, poteva essere l'episodio del colpo di testa di Lari, lì c'è stata la traversa, poteva essere come è stato poi quell'errore di Anelli che ha dato poi, è stato un po' il momento apriscatole della partita, che poi il Teramo ha gestito bene, perché tranne un paio di cross che hanno attraversato lo specchio della porta, Foggia ha fatto praticamente nulla dalle parti di Lewandowski, e poi la lampadina si è accesa nella manovra del Teramo quando è entrato Mungo, che ha dato, come hai detto tu, un paio di palloni che hanno fatto la differenza e che hanno innescato l'azione di Pinzauti. Quindi un Teramo sicuramente, guarda, un successo da prima della classe. Il Teramo non è prima della classe, ma con la sapienza nella gestione della partita che ha dimostrato quest'oggi, dà dimostrazione di avere i crismi della prima della classe. È chiaro che c'è una squadra di grande talento davanti e che ora con la quale ci si andrà a misurare domenica. Ecco Francesco, io sono d'accordo con l'analisi di Andrea, nel senso che questo è un successo passa anche attraverso un'analisi in corso d'opera della partita, cioè questa squadra ha capito anche quando è giusto non forzare, perché dall'altra parte probabilmente i ritmi o sono poco elevati oppure non c'è spazio, allora è quasi come andasse un attimo, scala una marcia come ha fatto nel primo tempo per dare tutto nella ripresa, cioè è una squadra che ha quella posizione in classifica perché riesce a capire i momenti della partita.
Sono d'accordo, è perfetta l'analisi di Andrea. Io ero stato telegrafico in apertura, ho detto che era stata la vittoria dell'attesa, lo stai dicendo tu. Il Teramo ha saputo attendere nel primo tempo, ha tenuto palla in fase di impostazione, non è stato il Teramo veloce, soprattutto nei primi 5-10 minuti, forse perché siamo stati abbagliati dai gol segnati nei primi minuti di partita in questo primo scorcio di campionato. Però lì il Teramo ha capito subito come muoversi in campo, con una minore rapidità ma con una maggiore precisione, o anche se vogliamo con una certa lentezza. Ecco perché ho detto la vittoria dell'attesa, della calma, perché ha saputo mantenere calma e determinazione necessarie in partite del genere, quando ti rendi conto che con come era messo il Foggia nel primo tempo dovevi solo sperare in una gran giocata di un tuo giocatore o sperare in un errore dell'avversario, che in tutto il primo tempo non ne ha commesso nemmeno uno. E anche per questo parlavo di solidità tattica e appunto mentale. Era in sintesi la perfetta analisi che ha fatto Andrea, il tutto ad illuminare la classifica. Teramo non ha corso nessun pericolo, Lewandowski è stato questa volta veramente inoperoso, perché questo è un intervento, chiamiamolo così, un intervento per modo di dire, e poi anche nella ripresa non ci sono stati pericoli corsi dal Teramo. Voi, per poca forza offensiva da parte del Foggia, ma soprattutto per la solidità tattica del Teramo. Francesco, Sì, aggiungo proprio in 30 secondi. Quando sei così granitico, quando hai una fase difensiva così, quando riesci comunque a pressare con una certa costanza, inaridisci il gioco avversario, sai che all'avversario concedi le briciole ed è difficile farti gol, riesci anche a gestire la partita con più tranquillità, perché poi sai che se hai l'episodio hai la serenità di sfruttarlo, poi è tutta una conseguenza. Ed è quello che ha caratterizzato anche l'inizio di stagione del Teramo: qualità, ma una qualità che non sempre in attacco si vede, perché a mio avviso non c'è grandissima varietà. Però il fatto di essere lì dietro piuttosto granitici, questa è la base della grande convinzione emotiva che ha questa squadra, che sa che non prende gol e prima o poi in qualche modo riesce, o con una giocata di un singolo, o con una bella manovra, o con l'errore dell'avversario come è stato questa sera, a sbloccare la gara. E poi fare gol al Teramo evidentemente è molto molto complesso, come anche il Teramo ha delle deficienze in fase offensiva che sono emerse ad esempio nella partita di Catanzaro, che è una squadra forte, ma lì quando il Teramo ha dovuto rimontare ha avuto problemi, come ha avuto problemi a rivincere la partita a Pagani se non fosse stata per quella mischia con il gol di Ilari. Quindi questo mi sembra lo spaccato per ora del Teramo, e questo mi fa dire anche che ci sono dei margini di miglioramento, perché lì davanti, secondo me, la qualità che c'è può essere anche impiegata meglio. Assolutamente. Maurizio mi sta girando gli SMS che per il momento non riuscite a vedere in onda, ma per problemi nostri, ma li stiamo acquisendo, io li leggo. Paci, grande maestro di alta sartoria, con la sua squadra veste ogni avversario del suo abito, e questo poi voglio anche un'indicazione tattica rispetto a quella modifica che abbiamo visto durante la partita delle due sottopunte e del centrocampo di fatto, che è diventato centrocampo a tre. Grande squadra, degno del suo mister Mauro Nardi. Grazie Teramo, grande Pace, sempre un grazie al nostro presidente. E poi una domanda, salve, ma solo io ho visto Soprano molto distratto, tutte le occasioni pericolose del Foggia su sue disattenzioni? Inoltre, credete che ci siano possibilità di fare il risultato a Terni? Grazie Davide, grazie a te Davide. Sulla seconda parte della domanda rispondiamo tra poco. Perché se no glielo dico subito che l'ha visto solo lui i pericoli corsi dal Teramo oggi con il Foggia, quindi evidentemente era talmente distratto questo tifoso del Teramo che ha visto lucciole per lanterne. No, probabilmente, io provo ad interpretare il messaggio di Davide in questo senso, dice in una retroguardia che praticamente non sbaglia nulla, forse ha visto qualche leggera sbavatura da parte di Soprano. Beh,
Non lo so, così. Io non le ho viste, ma al di là di questo, siccome parla di soprano distratto, sono arrivati di conseguenza i pericoli corsi dal termine. Io non ho visto nessun pericolo. Io penso ti riferisca a quel paio di cross che hanno attraversato lo specchio della porta e gli attaccanti del Foggia sono arrivati in scivolata in leggero ritardo. Però voglio dire, sì, io penso che però non esiste una squadra. Non esiste una squadra al mondo che non conceda una minima occasione all'ultimo degli avversari. Non esiste. Pure il Barcellona, che fa, ha fatto impazzire. Non ci mancherebbe. Adesso il Barcellona con la Brodo. Torniamo a noi. Francesco, ti stimo, poi torno da Ania per la collocazione tattica e anche per capire un po' la novità di K di questa sera. Però da te, Francesco... Sì, ma K, scusami. Un attimo, non sai neanche cosa ti... La domanda è un'altra. Senti, siamo nel 2020. Torno a 26 anni fa. Insomma, la trasferta di Terni... per il Teramo significò più di qualcosa. E significò l'imprimatur che... Anche quella era una grande Ternana, e però sì. Un Teramo che vinse il campionato. Sì, il Teramo che vinse il campionato, il Teramo che andò a Terni e vinse con un gol di Tortora sul finire della gara negli ultimi istanti. E un Teramo che in quella partita era l'ultima del girone di andata, quindi eravamo già più avanti rispetto a questa fase e al periodo che cade nel quale cade la partita di domenica prossima. Però il Teramo poi, ecco, ripeto, diede proprio la dimostrazione che avrebbe potuto lottare fino alla fine e vincere quel campionato, così come si verificò. E io oggi, in un momento di euforia, mi sembra che stavamo già sull'1-0, però può darsi pure che era il primo tempo, non mi ricordo, ho detto con alcuni colleghi che erano lì presenti, Venturoni e Giovannozzi, ho detto Bonino non gioca, sull'1-0, e ho detto domenica a Terni vinciamo 1-0 e segna Bonino. Prima che parla Ania, racconto quello che ho visto io, perché voi siete tutti più bravi di me, perché siete la nuova generazione, ci mancherebbe altro. Io sono andato a ripetizione, però quando uno è qualcosa che non abbiamo visto. Sono asimo. Allora, il 4-3-3 al quale ti riferisci tu era in fase di non possesso palla, perché evidentemente Paci, che è bravo con la B maiuscola, si è accorto che quando incontriamo squadre o con il 3-5-2 o 5-3-2, come volete, comunque con i tre centrocampisti che hanno protezione sulle fasce, siamo andati in difficoltà. E allora in non possesso palla Ilari si stringeva quasi nel ruolo di mezzala, K si allargava sulla destra ed è il primo ad andare a creare problemi alla fase di impostazione del Foggia. Poi però in possesso palla noi, K liberava la fascia per le avanzate di Ilari. Comunque sul piano tattico Paci oggi ha dimostrato di avere un'altra freccia nella sua faretra, ossia di avere qualità per poter contribuire al miglioramento di questa squadra, tecnicamente e soprattutto tatticamente, e quindi possiamo confermare che Paci accendiamo. Bravo. Ania, allora sulla questione K, l'abbiamo visto in gol questa sera, è chiaro che, come dice giustamente Francesco, è un'alternativa in più. Peraltro questa sera abbiamo visto l'esordio di Gerbi, che è entrato nel corso del secondo tempo, però tornerei su questo ragazzo che forse ogni tanto ha bisogno un po' di scrollarsi di dosso, un po' come Ammimato dopo il gol dell'1-0, ha un po' bisogno di scrollarsi di dosso qualche negatività. Noi l'abbiamo ascoltato qualche settimana fa, ha detto c'è stato un momento in cui potevo fare carriera, poi mi sono perso, non ha avuto timore di ammetterlo, e sembra sempre un giocatore che ha bisogno
di stimoli per entrare nel vivo di una squadra? Sì, lui si riferiva a quel periodo alla Roma in cui riuscì anche ad approdare in prima squadra, ma poi un po' si perse, era un po' uno dei talenti della Roma, ma poi mano a mano si sono perse un po' le tracce, oppure non ha rispettato quello che poteva essere la sua crescita, visto il potenziale e le qualità che insomma ha Kappa. Sono d'accordo quando dici che ha bisogno di stimoli, perché evidentemente un giocatore che non è riuscito ancora ad esplodere mentalmente ha ancora qualche deficit, tra virgolette, di concentrazione, di voglia, di maturità, ecco. Quindi, come ha detto lui stesso qualche settimana fa nell'intervista, si auspica che questa possa essere la stagione determinante per la sua esplosione, ma questo dipende soprattutto da lui, dall'impegno che ci sta mettendo e anche poi magari dal riscontro che trova in pace nell'utilizzo in campo, che è direttamente una conseguenza di quello che fa nel corso degli allenamenti. Facendo un discorso un po' più generico, per me questa gara, magari non so se sarete d'accordo, porta anche delle indicazioni gerarchiche, nel senso, non c'è l'ASIC, gioca la seconda gara consecutiva a Soprano dopo un mese e mezzo di stop, quindi non era una cosa scontata, perché era in dubbio con Iotti, che appunto poteva prendere il suo posto proprio per questo lungo infortunio. Non c'è l'ASIC, la difesa è Diachité, Soprano, Piacentini, Tardini, Arrigoni e Santoro non si tolgono neanche se manca loro una gamba. Bombaggi potrebbe essere preferito a Mungo se tornerà appunto in una condizione ottimale, perché ricordiamo viene da un periodo in cui ha avuto una combo Covid mal di schiena, quindi insomma deve ancora ristabilirsi appieno. Se non c'è Costa Ferreira, gioca K. Di Francesco in questo momento è la terza scelta tra i tre dietro, insomma, per sostituire Costa Ferreira. Pilari non ha cambi, perché è sempre in campo, no, anche per per i gol che fa. E in questo momento magari metterei un pelino sopra Pinzauti rispetto a Bonino, più che altro per come si spende per la squadra, per come riesce anche a liberare gli spazi, senza nulla togliere a Bonino, che comunque contro il Catania ha giocato una prova discreta, nonostante quel gol insomma divorato, fallito nella ripresa, ma ci sta, insomma, quando comunque non si gioca molto, non riuscire a sfruttare le occasioni a volte che si presentano. Intanto mi fa sapere, e lo ringrazio, Marco De Antoni, sull'ufficio stampa della Teramo Calcio, che ha appena iniziato a parlare Massimo Paci. Poi nella seconda parte di Proteramo, fino alle 10, entro le 10 vi faremo ascoltare anche le parole di Massimo Paci. Intanto Andrea ci avevi preso, perché il nostro amico Davide ci ha riscritto, ha detto i tiri cross, in due o tre tiri cross Soprano ha perso dal Foggia, sinceramente ha perso la marcatura. Fatte dal Foggia, sì. No, tra l'altro, su quello che diceva Ania, io aggiungo con un po' di un filo di ironia, permettetemelo, che se sbagli e Diachité è soggetto a degli errori anche piuttosto grossolani, per quanto sia forte fisicamente, giocatore che sa essere a tratti devastante, però è anche un giocatore cui ogni tanto si spegne la luce, per tornare alla metafora precedente, se sbaglia sulla fascia probabilmente l'errore è più rimediabile rispetto a quando sbaglia al centro della difesa. Siccome lui da centrale ha fatto belle partite, ma anche errori grossolani come a Bari e a Monopoli, lo abbiamo visto anche in difficoltà a tratti nella gara col Catania, se sbaglia sulla fascia probabilmente si può rimediare un po' di più, e poi il Teramo può garantirsi quella spinta furente che Diachité ha. Tecnicamente non è un raffinato, ma avere un giocatore che scende con quella frequenza, questa roba. E ricordo anche l'altro Diachité, faccio questo riferimento all'anno della promozione, l'altro Diachité era un giocatore devastante fisicamente, ma a un certo punto la difesa si è assestata quando Vivarini lo ha panchinato e ha messo dentro Caidi, che probabilmente non aveva le qualità fisiche di Diachité, ma nei meccanismi di squadra era un giocatore di elevato livello. Soprano, Piacentini e Iotti evidentemente lì in mezzo garantiscono maggiore concentrazione, il fatto che sbagliano il meno possibile, e il Teramo ha la difesa migliore del campionato. Oh, intanto ci scrive un amico da casa che in telecronaca, ed effettivamente l'ho notato pure io, insomma il telecronista ha detto più di una volta il Foggia sta giocando male.
La domanda è: ma è il Teramo che l'ha fatta giocare male? Lo chiedo a Dania e poi a Francesco. Cioè, è diventata questa anche una squadra che fa giocare male l'avversario? Ma probabilmente anche la preparazione tattica di Paci, facendo, come diceva giustamente Francesco, come dicevi tu, scendere Ilari nel ruolo di mezzala in fase di non possesso, ha un po' tarpato le ali, ecco, del Foggia in fase di impostazione. Ma comunque il Foggia, secondo me, si è tagliato un po' le gambe da solo anche per le scelte di Marchionne, cioè rinunciare troppo alle proprie caratteristiche, cioè l'aggressività e magari anche la freschezza di alcuni giovani, puntare sulla corsa, che spesso il Foggia ha fatto vedere fino a questo momento, è stata un'arma a doppio taglio, insomma, per i Satanelli, perché alla fine, coprendosi troppo e avendo troppa paura del Teramo, non hanno fatto praticamente nulla. Quindi sì, bravo il Teramo, ma anche il Foggia, secondo me, ci ha messo del suo, praticamente costringendosi a non fare nulla. Sono d'accordo con quello che diceva Anna. Aggiungo che fino a un po' di anni fa, 15 anni fa, non saprei dire in modo perfetto, insomma, quando ancora si chiamavano contropiedi, adesso si chiamano i ripartenze, tanto per farmi capire. E quello che ha fatto il Foggia oggi, una volta si diceva che il Foggia è stato punito per aver rinunciato a giocare. Si è messo lì in campo tatticamente, l'ho detto all'inizio, molto ordinato, ben messo in campo, sapeva quello che voleva, però poi una volta che entrava in possesso di palle doveva fare qualcosa. Già nel primo tempo si è visto che non è che avesse forza per andare a creare problemi alla difesa del Teramo, e lo si è visto anche nella ripresa sull'1-0. È vero che non ha fatto nulla di particolare Lewandowski, mai chiamato, ripeto, in causa. È vero, quella a quale si riferiva è stata intelligente la spiegazione proprio pratica data da Andrea sul messaggio del telespettatore quando diceva di Soprano, qualche distrazione, però insomma io credo che se tu a un avversario concedi nell'arco di una partita 2, mi sa che a 3 non ci siamo arrivati, ma diciamo anche 3, guarda, Lewandowski non ha fatto una parata, Lewandowski non ha fatto una parata. E l'ho detto 10 secondi fa, 3 volte che lo dico, che non ha fatto una parata. Il Teramo praticamente ha concesso al Foggia quelle palle in area trasversali, come cazzarola li volete chiamare, non lo so. Insomma, una volta si diceva, adesso si dice tutto, c'è un'altra terminologia, si chiamano più terzini, l'esterno versale, i quinti, la prima volta che ho sentito dire i quinti, non riuscivo a capire qual era, ma è un mio limite, ci mancherebbe altro. Sì, no? Dici no, così, ma c'è una vela. È un velo di ironia. Come? Ma è ovvio che lo dico con Francesco, ironia e con simpatia. Però Francesco, magari con antipatico pure a tanti, di questa cosa. Era semplicemente per dire che il Foggia ha rinunciato dall'inizio, e per quello ho detto sono d'accordo con Agna quando ha dato la spiegazione dei giocatori messi in campo. Primo tempo ordinato da parte del Foggia, diciamo gara controllata del Teramo e premiato poi nella ripresa. Una volta si riceve, il Teramo semina nel primo tempo e raccoglie nella ripresa. Queste sono tutte le fantasie, quelli che devono raccontare. Oh, ragazzi, mi commentate i due episodi da Moviola del primo tempo. Questo è il primo, siamo al sesto minuto. Andrea, la trattenuta è evidente che c'è, perché la maglia di Pizzauti praticamente... Rischia tanto, è un arbitro un po' più fiscale, può anche dare il rigore, anche se la trattenuta è costante e inizia fuori. Poi Pizzauti probabilmente perde un po' il controllo della palla e si lascia cadere, però ripeto, un arbitro fiscale vede quella maglietta tirarsi, può dare lo può dare il calcio di rigore, non ci sarebbe stato niente di scandaloso, francamente. Agna, tu che concordo. Concordo, la trattenuta c'è, poi alla fine magari Pizzauti si lascia un po' andare, però la trattenuta c'è, è evidente. Non sarebbe stato un rigore, come posso dire, da far gridare allo scandalo. Aspetta, che? Lo vediamo con l'ausilio delle immagini. Lo vediamo, intanto l'abbiamo già visto, lo rivediamo. Mentre lo rivediamo.
a beneficio di chi magari non si capisce, non si capisce. Quindi, a beneficio di chi magari non l'ha visto. Certo, mi sarei incazzato come una iena se finiva 0-0. Ecco, oh, questo ne siamo assolutamente certi. Allora. Questo è il colpo di testa di Ilari, tra un po' vedremo il primo replay, ma il secondo è quello che forse ci dà una maggiore mano. Oh, eccolo qua, fermiamoci qua, ecco qua. Dai, una parola. È in linea con uno spicchietto dentro, ma uno spicchietto, però sicuramente non è entrata tutta. Pure secondo me. Non è entrata tutta. Per me non è entrata tutta. Beh, però ripeto, resta il dubbio, quindi nel però, dubbio meglio che andate andare così, se no altri che mo tiravo le pietre. Quindi siamo d'accordo, Francesco. Per la prima volta, sì, siete d'accordo. Siamo d'accordo, quindi. Sì, come? Per la prima volta, credo. La prima volta. Se un momento fa ti ho detto che sono d'accordo con quello che dici. Complimenti per i colori della penna. Non li guardate a me. Complimenti per i colori della penna. È bellissima la tua penna, Francesco, e complimenti per i colori. Un bel abbinamento. Ragazzi, mi date il migliore e il peggiore di questa sera? Prima, tra un po' andiamo in pubblicità, però prima voglio il migliore e il peggiore di questa sera. Parte. Vai, Andrea. Francesco. Partiamo dai partiamo da chi ne capisce di più. Andrea, allora. Per quanto mi riguarda, Santoro ha fatto una partita devastante, quindi... Com'è? Non ho capito. Santoro ha fatto devastante. Sì. E tra i peggiori, guarda, lo dico perché le aspettative sono alte, Bombagi, che tra l'altro aveva sbagliato maldestramente anche sul gol di Kappa, perché... Anelli ha fatto un disastro, ma Bombagi non è che avesse fatto molto di più, perché Bombagi lì è uno che spacca la porta, ha tirato una caramella addosso a Fumagalli. Perché è quasi come se volesse per forza tirare di destro. Sì, però ecco, al di là di quello, Bombagi l'ho visto un po' in difficoltà e ci può stare, deve riguadagnare la migliore condizione. Quindi top Santoro, flop, mi duole dirlo perché stravedo per lui Bombagi. Ania? E sono d'accordo con Andrea, però non è il migliore, ma darei una nota di merito a Mungo, che è entrato bene, aveva già provato a servire l'assist a Pinzauti prima del gol, quindi secondo me comunque in quel quarto d'ora a disposizione mi sembra che abbia giocato dalla mezz'ora della ripresa, comunque ha fatto bene. E il peggiore, sì, Bombagi più che altro, perché ha fallito il gol, altri non, sinceramente non me ne vengono in mente, ecco. Francesco. Sì, sono d'accordo su Santoro, anche se mi sento di dover segnalare il gol di Pinzauti, la giocata di Pinzauti. Tutto sommato non ha avuto grandi palle da poter sfruttare, occasioni da sfruttare, quindi alla prima che gli è capitata, la prima vera, è stato bravissimo, lì il diagonale deve essere perfetto al 100%, altrimenti il portiere ci arriva. E anche su Bombacci sono d'accordo, con tutte le attenuanti però di questo mondo, perché il giocatore, secondo me, stiamo vedendo il... per averlo visto tutta l'intera passata stagione, sappiamo quello che Bombagi sta nemmeno al 50% di quelle che sono le sue guardate potenzialità. Maurizio, puoi andare indietro con il file? Perché guardate una cosa. Io all'inizio, quando l'ho visto il replay, guardate Paci sotto, sbaglia Anelli e si dispera come se fosse l'allenatore del Foggia. Vero? Sì, perché lui, Paci, insomma, sta diventando uno squalo e lì ha visto il sangue, permettetemi quest'altra metafora, e adesso la sblocchiamo, è l'occasione questa, non possiamo sbagliarla, e poi Kappa lo ha accontentato. Oh, se fosse stato uno dei suoi, sarebbe stato appeso. Guardatelo sotto! Sì, sì, si vede bene. Comunque, mi fa piacere l'errore di... com'è che si chiama quello che ha commesso l'errore? Anelli. Perché intanto il Teramo è andato in vantaggio, ma perché io
Non è che non amo, come mi rimprovera qualche amico, i passaggi dietro. Io rimprovero la poca intelligenza di molti giocatori e l'esasperazione nel passarsi il pallone, perché quello che dà la palla ad Anelli, se io uso sempre Calombo, il termine, se la butta 60 metri in avanti, se la lancia, ecco, se l'appoggia 60 metri avanti, dice: ma poi perdo palla lì? Sì, ma perdi palla a 70 metri dalla tua porta, non a 5, e hai preso il gol. Asino, tu. Quelli che si passano la palla e che mettono in affanno il compagno per non buttarla fuori, perché ma adesso che voleva, fare Anelli? Che voleva fare Anelli secondo te? Non lo so che voleva fare, ma il compagno non gli doveva ridare la palla. La lanci, io non dico di guarda, buttare le difese a tre che vogliono giocare mi suonano, mi risuona qualcosa. Ma non cominciare a parlare di Serie A, il campionato è fermo. Senti, allora ci scrivono: buonasera, ma la partita, perché c'avete una frega di problemi tu e i due simpaticoni Ania, allora, e Andrea, calmo. Allora, buonasera, ma la partita di domenica la vedremo sul canale 264? Sì. Ma secondo, anzi, allora andiamo avanti. Se lo si guarda a velocità normale, a me sembra dentro, si riferisce al colpo di testa di Ilari. In effetti, a velocità normale dà un'impressione che un po' diversa rispetto a quando poi si ferma. Sai cosa può trarre in inganno? Che la palla poi rimbalza sulla parte esterna della traversa facendo una traiettoria un po' obliqua. Quindi si può pensare che venga da completamente dentro la porta. In realtà è una traiettoria obliqua, ma se dobbiamo prendere riferimento quando batte la mia, per quello che vedo, la palla non è sicuramente entrata tutta, al massimo uno spicchietto. Allora, però poi altra domanda. Si vedono di queste cose con un rimbalzo un po' obliquo. Ma ve lo ricordate? Ve lo ricordate la parallasse del gol del compianto? Effetto parallasse che il tuo amico Fontani ti ha spiegato. Io mi ricordo il gol di Montari, era entrato di 18 metri. Allora fermatevi, ragazzi. L'effetto parallasse non c'era. No, Ania, ci scrivono: ma secondo voi perché Paci non prova a dare un minimo di minutaggio a Di Matteo? Certo, con questo Tentardini è anche complicato. Se in futuro ci fosse bisogno di schierarlo, si troverebbe fuori condizione. Posso fare una battuta cattiva, che non però faccio una battuta cattiva. Sta pagando la vertenza di mesi fa Di Matteo. A parte questo, è difficile toglierlo oggettivamente Tentardini in questo momento. È chiaro che magari dopo 11 gare, 10-11, adesso non vorrei sbagliare, qualche minuto per Di Matteo, comunque dopo un anno di assenza ce lo saremmo aspettati un po' tutti, ecco, anche per l'esperienza del giocatore, anche a gare in corso, anche quando magari in determinate partite il risultato era sicuro, come oggi quando è entrato Trasciani magari al posto di Diakité, ci si poteva anche attendere invece un Di Matteo al posto di Tentardini per far riposare, ecco, gli ultimi 5 minuti di Tentardini. Però evidentemente è uno dei punti fermi dell'idea di squadra di Paci in questo momento, ma per Di Matteo sicuramente ci sarà spazio nell'arco. Ieri ha detto cambiare in difesa è praticamente più difficile, cambiare gli equilibri della linea difensiva e quindi cambiare anche gli elementi. Diciamo che la difesa di stasera era la difesa titolare, poi c'è stato il contrattempo di inizio stagione per cui Diakité è finito a fare il centrale, Lasic a fare il terzino, però probabilmente nelle idee di inizio stagione di Paci questa è la difesa titolare. Peraltro stanno per arrivare le interviste, quindi poi ascolteremo le parole di Paci e se riusciamo anche di Marchionni. Ci scrivono: abbiamo Mungo e Bombaggi al 50%, immaginate quando saranno al 100%. Ecco, è una addizione che possiamo definire matematica. Io prendo il comparto matematico perché nel mio pezzo di domani parlo proprio di matematica, la sintesi dei numeri di questo Teramo. Ma si può fare un'analisi, Francesco, del tipo: adesso Mungo e Bombaggi non sono al top, e io ci aggiungo anche Costa Ferreira, non sono al top, quando lo saranno questa squadra sarà ancora più forte di quello che è adesso? È così semplice? E verrebbe da dire quasi che è matematica la cosa,
Certo, c'è il rovescio della medaglia, che magari fra qualche tempo avrai Bombaggi e Mungo al meglio della condizione, avrai Pinsauti che sarà cresciuto, avrai K più nel vivo della squadra, avrai Bonino anche lui più in condizioni, magari ci sarà qualche giocatore che accuserà la fatica, però le alternative ci sono, quindi senza voler andare volare troppo alto, ci sono tutte le premesse perché il Teramo resti tra le migliori protagoniste di questo campionato. Gerbi, anche come hai visto? Vedrà. Non ho capito. Gerbi, come l'hai visto? Beh, la cosa importante era tornare in campo, ecco, lo si attendeva dall'estate, da quando è arrivato praticamente è stato un percorso lungo di recupero, perché comunque il ragazzo poi non si era mai allenato con una squadra dai tempi del lockdown, quindi aveva bisogno molto più degli altri di allenarsi in squadra, di fare preparazione vera e propria, di ambientarsi anche con le idee di Pace, con i nuovi compagni, quindi l'importante era tornare in campo. È successo oggi, adesso mano a mano sarà in discesa il suo percorso di integrazione in rosa. Poi tra l'altro oggi mi sembra anche che ha preso il posto di K nel vero senso del termine, perché alla fine faceva il sottopunta rispetto a Pinsauti, quindi può essere anche quella una collocazione futura per Gerbi. Tra l'altro anche Pace mi sembra che l'avesse detto nelle scorse settimane, pensando a un impiego di Gerbi in campo, non solo ecco, come prima punta. Assolutamente. Oh, noi ci stiamo per fermare per la pubblicità, però insomma mi è venuto un titolo che il Foggia va KO. Con questa stupidaggine noi ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco. Seconda parte di Pro Teramo, tra pochissimo le parole dalla sala stampa. Questa sera andiamo un po' oltre l'orario consueto delle 22 a cui vi abbiamo abituato, proprio per dare la possibilità in fase di montaggio. Ringrazio Maurizio Daguì in regia, anche Alfredo Primante in redazione, che stanno lavorando per montare il post gara che è arrivato davvero da poco e per il quale ringrazio l'ufficio stampa della Teramo Calcio. Intanto nei recuperi c'è stato il raddoppio del Catania contro la Vibonese 2-0 dopo il gol di Welbeck, il raddoppio di Pecorino, che è un ragazzo che abbiamo visto proprio domenica pomeriggio di scena al Bonolis, che non ha fatto una grande partita ma è un ragazzo di cui si dice un gran bene. Nel pomeriggio c'era stata la vittoria del Palermo 1-0 sul Potenza, gol di Luperini. Rivediamo Maurizio la classifica, perché volevo chiedere ad Andrea, forse abbiamo dato questo Palermo, complice anche i tanti problemi che ha avuto con i contagi, con il Covid e quant'altro, forse l'abbiamo dato un po' troppo per spacciato, troppo in fretta. Spacciato no, almeno per quanto mi riguarda. Io penso che sia una squadra destinata a risalire e a fare i playoff, però per competere per il primo posto ormai i buoi sono già ampiamente scappati. Palermo dovrebbe fare una rincorsa stupefacente, non ha margini di errore se lo vogliamo vedere a quei livelli. Detto questo, al Palermo, secondo me, io l'ho visto oggi, manca qualcosa in attacco, deve essere una rosa più larga, dovrebbe essere più larga in futuro, e secondo me deve aggiungere maggiore spessore lì davanti, perché solo con Saraniti obiettivamente non si va da nessuna parte per quello che è una piazza come Palermo. Poi i giocatori ce li ha, sono giocatori forti. Oggi è entrato Luperini, ha segnato, è entrato Silipo, segnatevi, ve lo dico già da ora, segnatevi il nome di questo ragazzo, Silipo, che è un fenomeno e oggi ha cambiato la partita praticamente da solo. Non so di che anno sia, ma è un giocatore fortissimo. Però oggi migliore in campo portiere del Potenza Marcone, ma è una partita che Palermo doveva vincere con più facilità e che ha vinto con una zampata a 3 minuti della fine. Però è una squadra forte, una squadra che risalirà, vincere a Palermo sarà difficile e il Palermo avrà una sua dimensione, però francamente per il primo posto ormai non c'è niente da fare. Oh, Francesco, ci hanno scritto: a gennaio un forte centrale e facciamo primi. Ecco, sei d'accordo? Forte centravanti, non forte centravanti. Immagino di sì, io così l'ho interpretata. Magari se non è così l'amico da casa mi corregge. Però secondo te con un centrale d'attacco
questa squadra, gli manca solo quel centrale d'attacco, ammesso che gli manchi, Aspettiamo di vedere, io sono curioso di vedere Bonino in condizione. È vero che nell'ultima partita ha mancato quel gol, l'occasione, diciamo, decisamente buona, che in parte se l'era costruita. Però poi c'è anche quell'occasione di quando ha fatto un movimento proprio da centravanti vero ed è andato al tiro con la palla che nel primo tempo che ha sorvolato la traversa con un gran tiro proprio dal limite dell'area. Secondo me è da vedere bene Bonino, questo Gerbi del quale tutti parlano in Italia, con qualunque procuratore o direttore sportivo che parlo, anche con qualche allenatore che va in giro a vedere le partite, soprattutto il campionato primavera, tutti quanti ne parlano molto molto bene, soprattutto dal punto di vista tecnico, di spregiudicatezza in fase di realizzazione, di costruzione e di realizzazione. Certo, il campionato primavera è una cosa, la Serie C ne è un'altra, però ripeto, aspettiamo e vedremo che cosa capiterà, poi bisogna vedere che succede. Se Ilari interrompo continua... perché intanto ci ascoltiamo le parole dell'allenatore del Foggia, Marco Marchionni, peraltro ex... esterno Serie A, voi ricordate bene, chi lo aveva al fantacalcio può alzare liberamente la mano, però ci ascoltiamo il tecnico, come Andrea? Io avevo Marco Bresciano. Ah, Marco Bresciano, niente a che vedere. Marco Marchionni nel post gara di Teramo Foggia. Deludente sotto l'aspetto, diciamo, della fase offensiva, perché secondo me la fase difensiva come reparto, secondo me il Foggia stasera ha giocato una grossa partita, non ha lasciato molti sbocchi a un Teramo che è un'ottima squadra, quindi devo mettere anche sotto quel punto di vista, perché incontravamo secondo me una squadra che soprattutto i primi 20 minuti schiacciava l'avversario. In questo stasera non l'ho visto, però ho visto un Foggia sottotono sotto l'aspetto offensivo. La strada è stata intrapresa, quella giusta, perché veniamo comunque da 4 sconfitte che ci hanno fatto male. Però eravamo riusciti a fare vittoria e un pareggio prima di questa gara. Speriamo di incontrare comunque una squadra forte, una squadra che, come ho detto prima, i primi 20 minuti già decideva la partita. E stasera però, secondo me, il Teramo ha avuto delle difficoltà in zona gol per merito del Foggia. Poi è normale che se andiamo a analizzare tutta la partita, il Foggia è stato deludente nella fase offensiva, perché non abbiamo creato nulla o poco. Troppo a livello offensivo questa sera siamo stati un po' troppo sterili, non abbiamo ricercato soprattutto le situazioni che conoscevamo, quindi quando poi incontri una squadra del genere che è forte, che comunque è seconda in classifica, ci sta che poi alla lunga, se tu non ti importa, non crei la situazione giusta, puoi perdere la partita. A livello di squadra però sono contento, perché la squadra sotto l'aspetto difensivo si è comportata bene. Ripeto, giocava sempre contro la seconda della classe, un Teramo che comunque è composto da giocatori forti. Ecco Ania, anche nella valutazione dei tecnici avversari... Jacopo, fai una PEC, un'email, fai qualche cosa. Finalmente un allenatore che ha fotografato la partita in modo, mio modesto avviso, perfetto. Bravo a Marchionni. Sì, no, dicevo, anche nella valutazione della partita, cominciano della partita dei tecnici avversari, comincia ad esserci anche quella consapevolezza del fatto che quando uno arriva al Bonolis arriva contro la seconda della classe, contro una squadra molto forte, cioè come piano piano cresce la consapevolezza anche negli avversari, sei d'accordo? Sì, non solo per i risultati, ma anche insomma per le prestazioni del Teramo fino a qui, anche per la solidità difensiva, insomma, di cui abbiamo parlato molto. Tra l'altro, se vogliamo tornare alla passata stagione, l'imbattibilità del Teramo, l'ultima sconfitta è stata appunto, mi sembra, l'8 marzo contro la Virtus Francavilla dello scorso anno, quindi praticamente ormai... poche ore prima del lockdown, ecco.
per intenderci. Esatto, quindi è passato ormai molto tempo rispetto all'ultima sconfitta del Teramo in casa, quindi il fatto che al Bonoli siano arrivate 5 vittorie e non abbia mai preso gol la formazione di Paci è un indice comunque di una maturità perlomeno tra le mura amiche che è evidente, ecco, non solo appunto per quanto riguarda i risultati ma anche per quanto riguarda le prestazioni. Sono curiosa di vedere domenica, a prescindere da quello che sarà il risultato, la maturità del Teramo di fronte a una squadra che fino a questo momento si è dimostrata la più forte. Tra pochissimo ascoltiamo Paci, però Andrea Ania ci introduce ad un argomento che adesso al di là delle ricorrenze 93-94, però noi domenica pomeriggio lo possiamo ammettere senza remore, ci siamo visti, abbiamo visto insieme in redazione Bari Ternana, ecco, che impressioni hai tratto da quella partita rispetto ai rossoverdi di Lucarelli? È una grande squadra, che è una squadra intanto, non è una accozzaglia di talento che però è disgregata, tutt'altro, che è forte anche dietro, ma qualche smagliatura probabilmente c'è. È anche vero che il Bari metteva sul campo una minore organizzazione di gioco, ma uno straordinario talento offensivo, quindi qualcosa effettivamente si doveva concedere. Però la Ternana ha un giocatore per il quale io stravedo, che è Partipiero, che già dallo scorso anno sta facendo grandi cose. E obiettivamente, se a questa squadra gli si dà un Falletti che gioca come sta giocando, cioè sta giocando da calciatore di categoria decisamente superiore, diventa una squadra ancora più temibile, ancora più difficile da battere. Però, come ho detto domenica, e la partita di questa sera mi dà conforto, sono convinto che il Teramo giocherà una gara per la Ternana appiccicosa. Il Teramo sa quello che deve fare, sa che deve pressare, sa che deve non perdere gli equilibri, sa che tra le linee deve in qualche modo neutralizzare Falletti, che è la principale fonte di gioco. Poi c'è Furlan, c'è Partipilo davanti, ora Ajcevic vantaggiato, insomma è una squadra fortissima. Però il Teramo può, con le sue armi, intanto non perdere. Io ora non dico che il Teramo deve andare a vincere a Terni, però per la classifica che c'è, già non perdere vuol dire restare in scia e quindi comunque instillare qualche dubbio in più alla Ternana. Figuriamoci se la batte. Io mi prendo 20 secondi perché in chiave mercato dico già da ora che se il Teramo dovesse diventare squadra competitiva per la vittoria del campionato, io non so ancora se può farlo, ma se dovesse farlo, cioè se dovesse diventare competitiva per la vittoria del campionato, oltre che lì davanti un innesto importante, guardiamo il centrocampo del Teramo. Ora, se non gioca Bombaci, gioca Mungo per la parte offensiva, ma Arrigoni e Santoro, se uno di loro ha il raffreddore, se uno di loro prende una squalifica, se uno di loro ha uno stiramento e se saltano uno, due o tre o quattro partite, li sostituisce Piero, siamo convinti se il Teramo dovrà cambiare dimensione. Quindi io queste riflessioni, fossi in Federico, Iaconi e Iachini, li inizierei a fare in maniera superficiale per poi approfondire se questa squadra resterà lì. Ci ascoltiamo le parole di Massimo Paci dopo il successo per 2-0 sul Foggia. La viviamo, credimi, la viviamo in maniera normale, la viviamo in maniera molto... molto tranquilla, nel senso che io come allenatore cerco sempre di rendere affamati i giocatori, perché è quella la vera chiave in tutto quello che fai. Cerco sempre di non farli sentire appagati anche davanti a una vittoria. E la viviamo tranquilli, cerchiamo di migliorare veramente. Ogni giorno si parla di quello da noi, si parla... Anche oggi, prima della partita, possiamo migliorare, dobbiamo migliorare, dobbiamo migliorare la fase di possesso, e quindi in questa maniera la viviamo. Senza guardare la classifica? No, la classifica non l'abbiamo mai guardata, forse una mezza volta è venuta fuori sta roba della classifica, ma non è andata via subito, immediatamente, perché non... Ho fatto capire che la classifica, ma perché la classifica è motivante se sei lì, ma è demotivante se sei giù, e quindi non ha senso guardarla. La vera
Lo so, oggi, ok, oggi sei lì, ma come idea generale da riportare in campo quei ragazzi, la motivazione viene dal fatto che noi possiamo diventare una buona squadra, possiamo diventare, anzi, la nostra motivazione è quello, diventare la migliore squadra che possiamo essere, tutto lì. La squadra questa sera ha dimostrato di essere matura, nel primo tempo abbiamo gestito, ma non perché volevamo gestire la partita, perché abbiamo trovato una squadra ben messa in campo, in cui i primi 30 minuti ci è chiuso bene. Ci indirizzavano dove volevano loro e ci chiudevano. Poi già dopo 25 minuti, 30, hanno iniziato un po' a perdere le distanze. Il secondo tempo siamo venuti fuori noi. E quindi questa attesa, che a volte no, una squadra, soprattutto quando gioca in casa, si fa prendere dalla fretta di voler far gol, oggi non c'è stata. E questo è positivo, significa che la squadra sta maturando da questo punto di vista. E poi il secondo tempo, quando loro sono un po' calati, siamo venuti fuori. Abbiamo avuto poco tempo per prepararla. Poi stasera abbiamo cambiato modulo, abbiamo giocato 4-3-3 per cercare di mantenere il baricentro alto e cercare di correre meno con gli attaccanti, e non abbiamo avuto tempo di prepararla, quindi è stata difficile. Poi abbiamo trovato secondo me una squadra che veniva da nelle ultime 4 partite ha fatto più punti di noi, hanno fatto 10 punti, aveva nelle ultime 4 partite uno score incredibile, e quindi abbiamo giocato contro una squadra forte che sta bene, e questo è un merito per la nostra squadra, perché non abbiamo incontrato l'ultima della classe, e quindi è stata molto, molto dura, però i ragazzi sono stati molto bravi. Assolutamente, anch'io sto crescendo insieme a loro, ma è quello che vedi tu, sì, lo vedo anch'io, lo vedo, e è bello, fa piacere, perché non era facile all'inizio, quando siamo partiti, non era semplicissimo, nonostante che io ho sempre creduto nel potenziale di questa squadra. Ma sai, all'interno della partita, poi la gestione della partita, ogni partita ha la sua storia. Oggi siamo stati maturi, oggi siamo stati bravi. Poi quando abbiamo fatto gol, io avevo la percezione che eravamo messi bene in campo e non avevamo difficoltà a gestire quel risultato, anche se poi la voce all'interno del campo era: cerchiamo di farne un altro, perché poi prendere gol per un episodio capita. E quindi sì, stiamo maturando, stiamo andando bene, bisogna mantenere questa cattiveria, questa intensità, lavoriamo per questo. Da subito dopo il Catania, perché con il Catania, avendo trovato gol subito, noi abbiamo corso tanto, io l'ho detto in conferenza, abbiamo corso secondo me male, ma non per colpa dei ragazzi, per colpa di un assetto tattico che prevedeva una superiorità numerica nei difensori e una inferiorità numerica da parte degli attaccanti. E quindi io dovevo trovare una soluzione a questo per far correre meglio la squadra. Il 4-3-3 mi è sembrata la soluzione migliore, perché abbiamo portato parità numerica con i nostri 3 attaccanti sui loro 3 difensori centrali, e secondo me abbiamo corso, non so se abbiamo corso meno, ma sicuramente abbiamo corso meglio, e abbiamo avuto più freschezza nel secondo tempo di ribaltare le giocate, quello che non c'è stato con il Catania. Ma secondo me col Catania non c'è stato, perché abbiamo speso troppo e abbiamo recuperato pochi palloni, e quindi è stato uno sforzo non giusto con il Catania, per questo c'è stato questo cambiamento tattico. Veramente ha tante potenzialità, che potenzialità ha non lo sa nessuno. Non lo so io, non lo sa lui e non lo sa nessuno. Lui ha la fortuna di avere l'umiltà giusta, e grazie all'umiltà, secondo me, può migliorare e può riuscire ad arrivare a quel potenziale che non so, ripeto, quello che può essere. La difficoltà sarà arrivarci, ma lui è bravo perché è umile, perché lavora e perché ha sposato la nostra idea, cioè quella di venire al campo per migliorare ed essere il miglior Santoro che può diventare. E quindi io sì, come giocatore è indubbio, lo sta facendo vedere lui, però mi soffermerei più sulla mentalità che sugli aspetti tecnici, perché gli aspetti tecnici li vedete un po' tutti. Io posso parlare di qualcosa che magari voi non conoscete, che è l'atteggiamento che ha negli allenamenti, che è quello che lo porterà poi a diventare calciatore, e ha un grande atteggiamento lui. Giochiamo, è una bellissima partita per tutte e due le squadre,
la prima contro la seconda è per noi un'opportunità e siamo contenti. No, non mi spaventa il fatto che dopo l'esperienza di Catanzaro pensavo che giocare ogni tre giorni potesse influire, invece se hai la mentalità giusta non mi spaventa il fatto che noi siamo alla quarta partita domenica, loro invece hanno avuto una settimana di riposo, quindi hanno un vantaggio rispetto a noi, ma questo non mi spaventa perché con la mentalità giusta possiamo fare una buona partita. Grazie. E vedremo che partita sarà, insomma Paci parla sempre di opportunità, noi stasera siamo andati lunghissimi, ma era giusto farvi ascoltare anche le parole dalla sala stampa del Bonolis. Ah, avevi una domanda per Francesco, siamo quasi in chiusura perché poi del prossimo turno abbiamo di fatto già parlato. Sì, no, più che altro mi hanno detto di farti questa domanda. Chi preferisci tra il direttore generale del Teramo Andrea Iaconi e il direttore sportivo della Ternana Luca Leone? Sono due personaggi completamente diversi. Sono tentato a dire Andrea Iaconi perché tra l'altro ci conosciamo da una vita e poi nel calcio ha fatto sempre bene, non ha fatto altrettanto qui a Teramo lo scorso anno, anche se io e lui abbiamo discusso, dialogato e analizzato a lungo. Luca Leone è un altro bravo, non ho avuto modo di lavorarci da vicino. Devo essere onesto con me stesso, se vinco 100 milioni al Superenalotto mi prendo il Teramo, diteglielo a Iachini e continuo a lavorare con Andrea Iaconi e Sandro Federico. Perché ma, poi Andrea Iaconi... ma lo giochi? Ma lo prego? Giochi? Lo giochi il Superenalotto, dico? Ma come non lo gioco? Ah, lo gioco. Mi devo pure sbrigare perché a 70 anni, quasi 71, se vinco mi faccio manco in tempo a spenderne la metà, insomma, capito? Ma saresti un presidente di quelli che spende tanto per fare una... Non credo, sono un presidente che alcune cose che ha fatto l'anno scorso... sei Sparagnino, non le potrebbe fare. Com'è? Ah, sei Sparagnino, quindi? No! No, non le potrebbe fare, e le spese si fanno, ma non le spese stupide. Vabbè, spese stupide, non lo sai prima di giocare se sono stupide o no. Io a determinati giocatori, anche l'anno scorso, pur avendo 100 milioni o 50 milioni da buttare nel calcio per un po' di anni, perché non so manco se ci arrivo, tra l'altro, come età, non gliela avrei dati. Che volete mandarmi? Ti tieni Paci in panchina? Tedino per me, anche se c'ha problemi a Chiavari, resta un bravo allenatore, ma io un triennale, no, biennale, che con l'opzione a quei soldi lì in Serie C non glieli do. Ma ti tieni Paci? I soldi da buttare, da soffiarmi il naso con le carte, eh? Ti tieni Paci? Sì, adesso è ovvio che mi tengo Paci. Che no, dico, se tu fossi Paci, il presidente. Paci è la dimostrazione, nel calcio di esempi ne abbiamo tanti, di allenatori che ancora non hanno la ribalta. L'allenatore che ha cambiato il gioco del calcio allenava le giovanili del Parma. Sì, assolutamente. Accorciato le distanze della Vibonese. Queste storie, Accorciato le distanze della Vibonese, siamo 86esimo, Catania 2, Vibonese 1. Francesco, saluta Andrea. Ciao. Adania, perché partono? Credo che martedì prossimo non saranno dei nostri, così a naso, Perché che ci sta martedì prossimo? Cioè, Juventus-Ferencváros. La Champions. Vabbè, ma loro sono abituati a vincere in Champions. Se per una volta non la vedono una partita, che problema c'è? Dai! Va bene. Con noi. Vincono devo sempre, chiudere, vincono devo sempre. Chiudere. Ciao ragazzi. Ciao Andrea, ciao Francesco, ciao Maia. Grazie. La Serie C, l'ho detto Di Marzio. Ciao a tutti. Noi ci vediamo, grazie a voi che ci avete seguito, ci vediamo, torniamo nel formato classico la settimana prossima, martedì alle 21 per commentare Ternana Teramo, speriamo che vada bene per gli uomini di Paci, buonanotte.